Buon salve people, bentornati ad una nuova puntata di Newswalker. Oggi andiamo a vedere che cos'è successo questa settimana nel mondo di Xbox e in tutto l'ecosistema. Come sempre vi ricordo che tutte le notizie le troverete anche in tempo reale sul mio canale Telegram che trovate in descrizione. Seguitemi anche lì se volete degli aggiornamenti pronti subito, belli scattanti. Detto questo, let's go! Cominciamo subito con le uscite che arriveranno sul catalogo Game Pass il giorno 8 e 15 luglio. Solitamente ci faccio un video dedicato, ma siccome ne escono solo 6 in questa settimana, ho preferito metterle all'interno di questo recap di informazioni. Andiamo a vedere quali sono insieme. L'8 luglio avremo la versione cloud di Dragon Quest Builders 2, già incluso da diversi mesi nel catalogo. Arrivano poi Tropico 6, ultima iterazione della saga di City Builder, ambientata nel paradiso tropicale sotto il dominio di El Presidente. UFC 4, titolo di combattimenti di Octagon nel quale potrete anche creare e condurre verso la gloria il vostro personalissimo combattente in una modalità carriera. Il 15 luglio invece avremo Bloodroots, un action game ignorantissimo, crudo ma davvero molto divertente, che vi porterà a combattere contro chiunque per la vostra sopravvivenza, grazie ad asce, scuri, scale, carote. Ok, must play subito. The Medium, anch'esso già uscito quest'inverno sul Game Pass, che ora viene riproposto anche sul cloud. E Farming Simulator 19, titolo imperdibile per tutti gli amanti dei gestionali, dove saremo alle prese con tutte le mansioni necessarie per la cura e la crescita della nostra attività rurale. Usciranno invece dal catalogo EA Play UFC 1 e 2 il giorno 14, mentre il giorno 15 ci saluteranno Downwell e Endless Space 2 su PC e Crosscode invece su tutte le piattaforme. Se non avete giocato quest'ultimo, secondo me vi converrebbe dargli un'occhiata, ve l'avevo suggerito già qualche giorno fa sul canale Telegram delle news. Per tutta la programmazione dei video in arrivo sul mio canale YouTube, per la programmazione di tutte le live sul mio canale Twitch e per tutte le informazioni riguardo le uscite del mondo di Game Pass, trovate in descrizione il link al mio calendario interattivo, dove aggiorno costantemente tutto ciò che starà per accadere nei giorni a venire. E ovviamente è completamente gratuito, basta solo aprirlo, cliccarci e non servono iscrizioni, registrazioni, menate varie, basta solo cliccare e leggere. Pulito pulito. Per tutti coloro che stavano aspettando Avowed e che, come il sottoscritto, l'avevano accostato, diciamo, a The Elder Scrolls, un po' per l'impatto grafico, un po' per lo stile chiaramente RPG fantasy, è stato confermato che saranno due titoli profondamente diversi. Proprio Filippo Spensieri in persona ha evidenziato nel podcast di IGN Unlocked 500 la differenza fra i due titoli, e non solo in termini di lore, che nel caso di Avowed è quella di Pillars of Eternity. Inoltre ha chiarito che non sarà la versione non Bethesda di The Elder Scrolls, avendo visto lui stesso su cosa sta lavorando il team di Obsidian. E quindi la curiosità aumenta subito a dismisura, proprio perché Obsidian Entertainment è uno sviluppatore famoso per il suo approccio non convenzionale allo sviluppo dei titoli, quindi molto bene. Continuiamo sempre in casa Obsidian, è stato rilasciato l'update Doom & Shroom per il loro titolo Sandbox, ancora in accesso anticipato, Grounded. Come era stato esaminato durante l'evento Extended 3 di qualche settimana fa, sono stati implementati un sacco di miglioramenti al gameplay di questo titolo Sandbox, ispirato a un celebre film di fine anni 80. Se non l'avete ancora provato, scaricatelo e giocatelo anche con gli amici, infatti è disponibile una co-op fino a 4 giocatori. Unico avvertimento, nell'update è stato aggiunto anche il primo vero e proprio boss del gioco, la matriarca dei ragni, dotato a sto giro di meccaniche molto particolari. Sì, non so se l'avevo detto, ma ci sono i ragni. E c'è anche un'opzione per renderli graficamente meno per la barba di Odino datemi il napalm e farli sembrare un po' più pucciosi, così in caso siate aracnofobici non rischierete di farvi venire un coccolone al primo incontro. Sempre nel podcast di IGN è stato evidenziato inoltre che Xbox sta affrontando una vera e propria rivoluzione su larga scala, in caso non ve ne siate già accorti ultimamente, ma che la vera svolta potrebbe arrivare fra un paio d'anni.
Il dato più rilevante a supporto di questa analisi è che il Giappone, paese notoriamente ostile alla console Microsoft, è invece ora il mercato che ha mostrato la più rapida ascesa per la divisione gaming di Microsoft, e la cosa, per quanto insolita, è molto incoraggiante. Una curiosità inoltre, è stato anche chiesto al nostro sovrano Filippo Spensieri quando avrà intenzione di andare in pensione e lui ha risposto che non ci pensa minimamente. I suoi piani sono di continuare il lavoro che ama e che ha sempre voluto fare al fine di portare avanti la bandiera di Xbox ancora per molti anni. Infatti, piccola curiosità, nonostante la sua natura di semidio e salvatore di noi gamers, faccio presente che Filippo è classe 1969 ed è in Microsoft dal lontano 1988, e quando io a 4 anni guardavo i Cavalieri dello Zodiaco su TMC, lui guidava lo sviluppo di Microsoft Encarta su CD-ROM e io la usavo. Mamma mia, quanto sono vecchio. Sono state recentemente rilasciate 3 update patch per altrettanti titoli un po' più datati, diciamo, rispetto a Doom Eternal che avevamo visto settimana scorsa, e grazie alle quali avrete un'esperienza di gioco praticamente nuova di zecca. I titoli in questione sono Gridfall, un action RPG molto interessante che purtroppo non brillava esattamente in termini di grafica, Wreckfest, il titolo di guida dove il disagio e l'ignoranza la fanno da padrone grazie all'approccio Demolition Derby e che con questo potenziamento girerà finalmente a 60 fps sulle serie X ed S, e infine l'update di A Plague Tale Innocence, piccola perla nascosta di Asobo Studios, che ora con questo restyling va ad innalzare il valore complessivo dell'opera. Lo vedremo insieme in live, ma se volete fare un assaggino ricordatevi che c'è su xCloud anche da PC e iOS, ma tranquilli, appena lo proverete scatterà il download, sono sicuro. Ora un paio di pillole veloci, ho una notizia buona e una cattiva, e sì, questa qui è quella cattiva. Everwild perde un altro pezzetto del team di sviluppo, stavolta si tratta di un tech designer che ha lasciato Rare dopo 2 anni passati al lavoro sul titolo, entrando a far parte della schiera di Sumo Digital, e siccome la paura si fa sempre più palpabile, ribadisco, non facciamo scherzi. Quella buona invece è che ci sono novità per Fable, piccole piccole novità, ma meglio di niente. Fable 4, quello nuovo insomma, chiamiamolo così anche se il titolo non è ovviamente ufficiale, sarà molto British e a cuor leggero, come dichiarato sempre da Phil Spencer, il che è una gradita conferma per tutti i fan del brand. E inoltre, piccola chicca, uscirà considerevolmente prima di The Elder Scrolls 6. Il che va detto può voler dire tutto e niente, infatti quando uscirà il successore spirituale di Skyrim, quindi nel 2000 mai, sappiate che qualche tempo prima uscirà anche Fable 4. Sì sì, tranquilli, non c'è bisogno di ringraziarmi, prego. The Coalition, lo studio dietro lo sviluppo di Gears 5, ha annunciato una tech demo alla Games Developer Conference per il giorno 20 luglio. Proprio durante questo showcase verrà mostrato non il nuovo Gears, titolo del quale ovviamente The Coalition si sta occupando, ma i progressi tecnici raggiunti con l'utilizzo del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, che farà muovere il prossimo capitolo della saga. È stata pubblicizzata come UE5 Technical Demo Alpha Point su serie X ed S, quindi benché non sia un annuncio inerente al proseguo della trama, ai protagonisti o quant'altro, sarà sicuramente interessante vedere cosa ci aspetterà almeno da un punto di vista squisitamente tecnico, visto che ormai le tech demo sono fra gli argomenti più trendy del mondo videoludico. Ah sì, già che ci siamo, il mio parere, anche se non richiesto ma il canale è mio e faccio quello che voglio io, è che va bene la grafica e tutto, solo ricordatevi di non giudicare mai un libro dalla copertina. È un errore, oggi più che mai. Importantissimo prima di chiudere, ricordatevi di seguirmi anche sul mio canale Twitch Runewalker Official, sul quale porterò tutte le live, mentre qui sul canale YouTube resterà la solita classica programmazione, quindi il gioca che ti pass, le release del mese, Newswalker che state guardando in questo momento, la guida per gli aspiranti pirati di Sea of Thieves, insomma tutti gli altri contenuti soliti. Mancheranno solo le live.
Sì, lo so che avevo già detto questa cosa in un video precedente, ma a giudicare dalla mole oceanica di messaggi che ho ricevuto del tipo «No, adesso te ne vai da YouTube, come farò senza le guide, le lasci caricate?» Oppure ancora «No, non chiudere il canale, ti prego, l'ho visto crescere, nascere, svilupparsi!» Tranquilli, non chiudo il canale YouTube, le live andranno su Twitch e il resto continuerà a stare qui. Il messaggio mi sembrava chiaro, però a quanto pare non è permeato. Siamo in chiusura, quindi vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina, vi invito a iscrivervi ai social, lasciare il like, la condivisione, sì, insomma, le solite cose che vi chiedo sempre di fare e che non fate mai. Non si fa così però, con chi vi vuole bene, Non si fa. Per voi è un minimo sforzo, ma per il sottoscritto è un passo in avanti enorme, mi raccomando, Un ringraziamento speciale a tutti i miei abbonati che mi sostengono e mi supportano nella ciclopica impresa della conquista di YouTube a colpi di Xbox e ovviamente se anche voi volete farne parte trovate tutto in descrizione. Non ci resta quindi che salutarci e ovviamente buon divertimento gamers, alla prossima!